come dire, di manifestarlo l'imbarazzo e sono sempre molto lusingato dai complimenti. Io faccio per me ovviamente il lavoro più bello del mondo, cioè quello di avere l'opportunità di fare da tramite con il passato, la storia e i potenziali utenti o studenti, studiosi che siano. Però permettetemi, e poi sarò breve perché credo di interpretare il sentimento di molti, soprattutto coloro seduti in prima fila che avvertono un po', come dire, le negatività della temperatura. Permettetemi per inciso di dire che nessun documento, nessun archivio nasce con finalità storiche. Ogni documento nasce, nel caso del Comune di San Benedetto del Tronto, ma come per tutti coloro che producono archivi, per le contingenze, per azioni amministrative e giuridiche. E sembrerà strano, ma la maggior parte degli utenti dell'archivio storico comunale non vengono in archivio per finalità storiche e culturali, ma per finalità giuridiche. Ad esempio, soprattutto è richiestissima la serie del catasto, proprio per andare a certificare e ad attribuire la proprietà di quel dato immobile nel corso delle epoche. Chiedo di far partire il PowerPoint, così una verde. Sto davanti alla casa. Allora, una verde passeggiata a mare è il titolo che è stato scelto da Giancarlo Brandimarte e da Davis Camilli per andare a documentare il lungomare di San Benedetto del Tronto, ma soprattutto quello del primo tratto, quello che oggi è il Viale Buozzi. E perché è una verde passeggiata a mare? Perché sostanzialmente Onorati è colui che ha voluto il verde a San Benedetto del Tronto, colui che ha fatto del verde, come dire, il punto di forza proprio per contribuire, così come fece secondo Moretti 60 anni prima, ad abbellire quello che era un borgo di pescatori divenuto cittadina del Medio Adriatico e per offrire appunto le opportunità ai villeggianti. Io mi sono rifatto per parlarvi di Luigi Onorati perché poi noi come archivio storico e quindi come amministrazione comunale avremo modo di tornare sul lungomare e di parlarne approfonditamente attraverso le fonti. Mi sono calibrato sulla figura di Luigi Onorati rifacendomi ad un articolo che feci io nel 2001 proprio per il giornale Lu Campanò, che è frutto di studi d'archivio, ma soprattutto abbiamo attinto all'epoca dalle cosiddette fonti orali, che come sempre sono molto importanti. Io ricordo i numerosi incontri con l'imprenditore Nicola Di Sidori, con i familiari di Ciro Rossi, che era il braccio destro dell'ingegner Onorati, e anche l'avvocato Giuseppe Giardina. Perché lui mi diede in qualche modo il là e mi invitò proprio ad andare a scandagliare la vita e la biografia di Luigi Onorati. E poi mi sono rifatto ad un bellissimo convegno che in tempi non sospetti, nel maggio del 2010, organizzò proprio il Circolo dei San Benedettesi con un titolo scelto da Benedetta Trevisani, Luigi Onorati e la città del futuro, perché in effetti tutta la zona d'est della ferrovia sulla quale noi oggi viviamo è la città del futuro che Onorati disegnò, progettò per noi e che insomma di cui ne usufruiamo. Ed eccolo qui, questa è la foto di un documento che conserviamo in archivio storico di Luigi Onorati appena arrivato a San Benedetto del Tronto, è del 1931, ha 30 anni, lo ricordava il filmato, nasce in maniera casuale nell'Appennino modenese, in questo paese arroccato sulle montagne modenesi, perché in realtà il padre che era ispettore della Guardia di Finanza era originario del Frusinate di Ferentino. Comunque, quando arriva a San Benedetto del Tronto, lui propose, nel tentativo di dover, non va? Ecco, propose nel tentativo di dover in qualche modo soddisfare le esigenze tecniche, ma anche in qualche modo che andavano a riguardare l'incolumità pubblica, propose proprio di sovrastare il muraglione che doveva per forza di cose progettare perché c'era un dislivello enorme tra la strada litoranea e la sottostante spiaggia, proprio di andarlo ad abbellire con tutta una balaustra, i semilunari e la piantumazione di numerose palme. E questo fu il punto di svolta perché il lungomare venne sì progettato
poi attaccato da molti sanbenedettesi, ma addirittura Luigi Onorati venne contattato da altri amministratori del luogo, ad esempio io adesso ricordo Roseto degli Abruzzi, che stava nascendo proprio in quel periodo, pure la strada litoranea di quel centro abruzzese, proprio per dargli l'incarico, insomma, di andare a progettare anche lì la strada litoranea. Un monumento che passa inosservato e più, ma per il quale io vado molto orgoglioso di essere sanbenedettese, è il basamento dell'intitolazione del lungomare Bruno Buozzi, che in realtà si chiamava Tommaso di Savoia, appena inaugurato, perché il basamento venne fatto grazie ad una colletta che la marineria, e non è la prima volta che la marineria sanbenedettese mette le mani in tasca, lo ha fatto per soccorrere, come dire, le famiglie dei naufraghi, ma io penso anche al Torrione, al Campanone, perché nel 1849 fu la marineria che si autotassò per rifondere le campane. Ma Luigi Onorati nel 1933 fece aprire la via 28 Ottobre, ovviamente in onore alla marcia su Roma, e che oggi si chiama via Risorgimento. Nel 1934 fece sistemare ed abbellire Viale Francesco Crispi, perché era il viale che partiva dal Comune Vecchio fino all'incrocio, insomma, nel punto più estremo. Oggi gli alberi non ci sono più. E sempre nel 1934 lui progettò la Palazzina Azzurra. Non mi dilungo, soltanto dirò che venne pubblicata, sì, sulla rivista più prestigiosa dei tecnici, degli architetti dell'epoca, e venne progettata come luogo da dedicare al circolo forestieri, quindi a chi veniva a San Benedetto. La finalità della Palazzina Azzurra non era per i sanbenedettesi, era appunto creare un centro aggregativo per chi arrivava a San Benedetto del Tronto. Ed ecco qui l'opportunità poi di dover proseguire la strada litoranea è con l'edificazione dei primi villini a mare, il primo del 1922 della famiglia Bozzoni Pantaleoni. E un'ulteriore opportunità arriva nel 1935 con l'aggregazione di Porto d'Ascoli e cercando di andare ad abbellire la strada litoranea fino ed oltre il torrente Ragnola, proprio per creare anche, come dire, una strada migliore ed accessibile fino all'Hotel Progresso a Mare, che è stato inaugurato il 15 luglio del 1923 e che un altro anno farà il suo compleanno. Ed ecco qui, questo è il primo tratto di Viale Trieste. Poi progetta la colonia dedicata al principe Umberto di Savoia. E poi l'altra grande, abbiamo parlato di memorie e di luoghi, l'altro luogo importante per il quale Onorati veramente andrebbe nominato ogni volta che ognuno di noi passa lì davanti, è il grande ed imponente mercato ittico all'ingrosso, come è descritto nei verbali di collaudo, perché se la Palazzina Azzurra finisce sulle riviste dell'architettura, insomma, dell'epoca, dei tecnici dell'epoca, il mercato all'ingrosso del pesce di San Benedetto del Tronto viene preso a modello da tutti gli altri centri litorani proprio per i servizi e la struttura, perché fu all'epoca già all'avanguardia proprio nella composizione dei magazzini piuttosto che della torre dell'acqua e l'approvvigionamento dell'acqua dolce per i diversi concessionari e quant'altro, insomma. Ed ecco, questa è la struttura in metallo. E Onorati ovviamente fu colui che, rispetto a tutti i suoi predecessori, mise mano al piano regolatore. Siamo nel 1938, questo è l'indice, e permettetemi, dirò qualcosa forse di non condivisibile più, ma Luigi Onorati era figlio del suo tempo. Fosse vissuto 50 anni prima, 50 anni dopo, avrebbe sicuramente attuato il suo essere tecnico del Comune di San Benedetto del Tronto anche in altro modo. Lui aveva previsto, e grazie al cielo non ci è riuscito, lo sventramento totale del Paese Alto, lo sventramento totale del quartiere Mandracchio, per realizzare poi, soprattutto nella sottostante marina, nel quartiere Mandracchio, il Palazzo delle Poste, il Palazzo del Fascio e il nuovo comune. Dove non arrivò lui, arrivarono poi i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale,
che ebbero a distruggere il mercato ittico all'ingrosso, il bel lungomare con la rotonda. Quei puntini bianchi sono tutti bombardamenti all'interno del nostro porto, quindi la città ne subì diversi e fu sventrata in ogni dove, e nel secondo dopoguerra lui altro non dovette pensare che a ricostruire, partendo dal mercato ittico, perché ovviamente era la principale attività economica della città, a lungomare, è un po' tutta la città. Nel 1947 Giovanni Calabresi gli diede l'incarico di andare a progettare quello che poi diventa il Cineteatro Calabresi, con l'annesso ritrovo da ballo Cavalluccio Marino. E nel 1952, pensate, riesce a, nel 1954, scusate, riesce ad ultimare. Era partito la posa della prima pietra dell'edificio scolastico delle scuole elementari Caselli, che venne posta nel 1938, ecco, dopo la guerra, viene inaugurato nel 1954 il cimitero monumentale. E una cosa che pochi sanno, che ovviamente viene fuori leggendo i documenti, è che tutto il movimento terra, tutta la terra risultata dalla bonifica della zona del cimitero è finita oltre le balaustre per andare a piantumare la nuova pineta e creare quella zona che lui ebbe a definire, l'abbiamo visto prima nel filmato d'epoca, quella zona dedicata allo sport e al turismo sanbenedettese. Molte cose le ha realizzate, altre no. E poi il suo pallino ovviamente era il lungomare. Nel 1958 e poi viene inaugurato nel 59, finalmente riesce a raddoppiare la strada litoranea fino a Porto d'Ascoli, e questo è il ponte sul torrente Albula con i quattro obelischi. E infine progettò anche, qui c'è scritto Hotel Sorge, credetemi sulla parola, ma è l'Hotel Chersior e non vi devo dire nulla. E questo è Luigi Onorati nei momenti in cui riceve il premio Truentum, ma che in realtà non riuscì a ritirare, appunto perché venne a mancare. E questa è una bellissima foto che conserviamo all'archivio storico, dove si vede l'ingegnere Onorati, il sindaco Scipioni e i tecnici del comune e le maestranze comunali. È una foto, per chi non riconosce il luogo, che è stata scattata in quello che si chiama la cisterna, nei pressi del Paese Alto, lì dove era arrivata alla fine dell'Ottocento l'acquedotto del Granaro. Noi oggi festeggiamo i 90 anni, 10 anni fa il comune di San Benedetto del Tronto e il comune di San Benedetto del Tronto e il circolo dei San Benedettesi ebbero già ad omaggiare il lungomare, e io propongo queste immagini perché è anche il mio omaggio a Francesca. Con l'auspicio, tra 10 anni, di ritrovarci tutti qui per festeggiare i 100 anni del lungomare. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso se mi sono dilungato un po', credetemi sulla parola, avrei voluto essere il più breve possibile, grazie. Grazie Giuseppe, bravissimo.